Il fascino degli ululati degli Husky. Ciao amici di Zampa TV, oggi vi portiamo in un viaggio sonoro nel mondo degli Husky. Avete mai sentito quel loro ululato così caratteristico? No, non è solo per fare scena. Dietro ogni ululato c'è un significato, una storia, un linguaggio segreto che risale alle loro origini ancestrali. Restate con noi per scoprire perché gli Husky ululano e cosa stanno davvero cercando di dirci. Immaginate che il vostro Husky, quando ulula, stia risvegliando una parte antica del suo DNA, un eco di una vita passata tra le distese innevate, fianco a fianco con il suo branco. Cosa significa ogni ululato? Non lo vedrete come un semplice verso dopo questo video. Prima di immergerci in questo affascinante argomento, assicurati di iscriverti al canale e attivare la campanella. Ogni settimana esploriamo il meraviglioso mondo degli animali per voi. Gli Husky sono discendenti diretti dei lupi e, proprio come i loro antenati, usano l'ululato per comunicare a lunga distanza. Nel mondo dei lupi, l'ululato serve a coordinare il branco, un modo per mantenere il gruppo unito durante la caccia o per radunarsi. Segnalare la propria presenza. Gli ululati sono segnali di identificazione personale. Avvertire di pericoli, un messaggio per evitare aree pericolose o per chiamare aiuto. Questa forma di comunicazione è cruciale in ambienti vasti e isolati come le tundre innevate. Gli ululati, a differenza dei latrati, hanno una durata più lunga e sono meno influenzati dagli echi. Questo permette loro di viaggiare per chilometri senza perdere chiarezza. È un linguaggio pensato per raggiungere lontano, perfetto per i loro antenati lupi e ancora profondamente radicato negli Husky di oggi. Gli ululati nel contesto moderno, cosa vogliono dire? Nel nostro mondo domestico, gli Husky continuano a ululare per una varietà di ragioni. Vediamo le principali. Attirare l'attenzione. Il tuo Husky ulula per dirti: «Ehi, guardami, sono qui!» Questo accade spesso se si sente ignorato. Rispondere a stimoli esterni. Sirene, musica o altri ululati possono scatenare la loro risposta istintiva. È come se dicessero: «Non sono solo, ci sono altri come me!» Quando lasciati soli, molti Husky ululano per esprimere il loro disagio. Questo è il modo in cui comunicano il bisogno di compagnia. Gli Husky non ululano solo per tristezza. Possono farlo anche per eccitazione o frustrazione, comunicando il loro stato emotivo. Un fenomeno interessante è il coro degli Husky. Quando un Husky inizia a ululare, spesso anche altri lo seguono, creando un'esperienza sonora unica. Questo comportamento rafforza i legami sociali, proprio come accadrebbe in un branco di lupi. E qui nasce una domanda: dovremmo cercare di fermare l'ululato degli Husky o accettarlo come parte della loro natura? Alcuni esperti ritengono che cercare di sopprimere questo comportamento naturale possa influire negativamente sul loro benessere. Altri suggeriscono che, in un contesto domestico, è importante bilanciare la natura dell'Husky con la convivenza in famiglia. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti! Se l'ululato del tuo Husky diventa eccessivo o incontrollabile, potrebbe essere utile consultare un professionista. Un addestratore o un veterinario può aiutarti a identificare la causa e proporre soluzioni. Ecco alcune strategie utili. Offrire stimoli mentali e fisici per ridurre la noia. Premiare i comportamenti desiderati per insegnare a ululare solo in determinati momenti. Una routine prevedibile può ridurre l'ansia e, di conseguenza, l'ululato. Se trovi utile questo tipo di contenuto, lascia un like e iscriviti per scoprire tante altre curiosità sul comportamento dei nostri amici a quattro zampe. Ogni supporto ci aiuta a svelare le verità che spesso vengono trascurate. L'ululato degli Husky è più di un semplice suono, è una connessione profonda con il loro passato, un retaggio che ci ricorda la loro natura selvaggia e affascinante. La prossima volta che il tuo Husky ulula, fermati e ascolta. Sta comunicando con te in un linguaggio antico e straordinario.